Davanti al carcere di Nuova Delhi, Anna Hazare riceve la solidarietà di migliaia di indiani stufi della corruzione. Nel paese si allarga la protesta a sostegno del militante paragonato a Gandhi per il metodo non violento. Hazare, arrestato martedì in sciopero della fame, ha rifiutato l'offerta di rilascio da parte delle autorità fino a quando queste non gli permetteranno di digiunare in un parco pubblico. L'attivista, che con la sua battaglia ha spinto il governo a prendere in considerazione il fenomeno, vuole che il progetto di legge anticorruzione, che esenta primo ministro e giudici dalle indagini, sia reso più severo. In Parlamento il premier Manmohan Singh risponde a muso duro. Il percorso che ha scelto per imporre la sua bozza di legge al Parlamento è totalmente sbagliato e carico di conseguenze gravi per la nostra democrazia parlamentare. Le manifestazioni, cominciate dopo l'arresto di Hazare martedì, si sono ripetute in diverse città indiane, da Nuova Delhi a Mumbai, allo stato di Assam, nel nord-est, dove migliaia di agricoltori, studenti e avvocati sono scesi in piazza. Nello stato orientale dell'Andhra Pradesh, roccaforte del partito del congresso al governo, migliaia di persone hanno compiuto scioperi della fame e sit-in. Secondo Transparency International, il 45% degli indiani si è trovato a dover pagare almeno una volta nella vita una tangente a un funzionario statale.